Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Le ricette di Franci74. Oggi prepariamo insieme lasagne bianche ai funghi. Buonissime le lasagne classiche alla bolognese, tutti noi le conosciamo, si fanno con un ragù buonissimo al sugo. Però altrettanto buone sono le lasagne bianche, si possono preparare in tantissimi modi. Oggi io le voglio preparare ai funghi perché ci stiamo avvicinando all'autunno e quindi ho scelto dei buonissimi funghi. Ora vediamo cosa ci serve e quali sono i nostri ingredienti. Ecco i nostri ingredienti: ci occorrono 250 g di lasagne fresche, circa 1 kg di funghi frattaglioli, olio extravergine d'oliva, aglio, prezzemolo, 400 g di formaggio dolce pasta filata molle, 100 g di parmigiano reggiano, 100 g di burro, 1 litro di latte, noce moscata, sale e 100 g di farina. Allora, prepariamo la nostra lasagna. Prepariamo i funghi e per fare questo dobbiamo prendere il nostro tegame, mettere un fondo di olio extravergine d'oliva e tagliamo 2 spicchi d'aglio. Allora, si può fare così: o tagliare gli spicchi d'aglio a metà, come farò io, e metterli comunque nella pentola, oppure se si vuole un gusto un po' più deciso, quindi non si ha problemi con l'aglio, si può tritare direttamente l'aglio e metterlo tritato. Io preferisco così perché risulta un po' più digeribile il piatto, e poi l'aglio si può anche togliere. Quindi saporisce l'olio senza dare un gusto troppo pesante. Quindi userò 2 spicchi d'aglio, quindi li ho tagliati a spicchi e li metto direttamente nella pentola insieme all'olio. Lo facciamo adesso a crudo, perché io non voglio appunto che l'aglio si bruci, tanto poi comunque adesso metterò anche i funghi. Vi faccio vedere, allora andiamo a mettere l'aglio. Ok, lo mettiamo un attimo da parte. Ok, io per queste lasagne ho scelto i frattaglioli, però si possono veramente scegliere i funghi che si vogliono. Si possono scegliere funghi porcini oppure Pleurotus, oppure fare un mix di funghi, per esempio. Si ha appunto la scelta, e a seconda dei nostri gusti si mettono i funghi che insomma si preferiscono. Quindi allora si taglia, si toglie il gambo e si affettano i funghi in questa maniera. Ok, io li metto direttamente nella pentola insieme all'olio e all'aglio. Questa è una ricetta che diciamo, a seconda degli ingredienti che scegliamo, è veramente molto molto semplice. Ci può risolvere, per esempio, un pranzo con degli amici, oppure un pranzo domenicale se si hanno gli ingredienti a casa, per esempio. Vi assicuro che è veramente molto molto gradevole. Ok, ho tagliato tutti i funghi, li ho messi direttamente nella pentola. Adesso ho tagliato un piccolo mazzetto di prezzemolo, lo trito e lo metto direttamente sopra i funghi. Ok, una volta tritato il prezzemolo lo mettiamo sopra i funghi. Anche qui la quantità la decidiamo noi, quindi se vi piace un po' più prezzemolo lo potete tranquillamente fare. Ok, ora andiamo ai fornelli perché cuociamo i funghi e prepariamo anche la besciamella. Ok, siamo ai fornelli, accendiamo, quindi mettiamo un po' di sale. Quattro pizzichi di sale, un altro pochino, ok, e quindi lasciamo cuocere i funghi circa 12 minuti, li lasciamo appassire bene, li facciamo asciugare, cioè praticamente facciamo evaporare tutta la loro acqua. Ok, quindi mixiamo tutto quanto, il prezzemolo, l'aglio, ok, il sale,
A questo punto lasciamo cuocere con il coperchio. Allora prendiamo un altro pentolino perché dobbiamo fare la besciamella. Quindi accendiamo il fuoco sotto il nostro pentolino, mettiamo il burro. Lo facciamo fondere leggermente. Il burro ormai è quasi tutto sciolto. Ok, a questo punto prendiamo la farina, una frusta, mettiamo la farina e giriamo. Lasciamo cuocere leggermente il burro con la farina fino a che non avrà assunto un colore un po' ambrato e avremo creato il cosiddetto roux. Adesso piano piano aggiungiamo anche il latte. Ok, per non far finire i grumi dobbiamo usare il nostro olio di gomito, quindi girare molto velocemente con una frusta. Ecco, consiglio di lasciare da parte il mestolo di legno e usare la frusta, così non avremo i grumi. A questo punto aggiungiamo il sale, una bella manciatina di sale, anzi due, ok? E poi aggiungiamo anche la noce moscata. E andiamo a mescolare. Facciamo cuocere la besciamella per circa 5-6 minuti fino a raggiungere la densità che desideriamo, che può essere più o meno densa ovviamente, e consiglio sempre di assaggiare prima di concludere la cottura per vedere il grado di sapidità e anche quanta noce moscata dobbiamo aggiungere. Qui abbiamo cotto quindi i nostri funghi, la consistenza è questa, sono ancora fumanti, quindi sono ben asciutti, non c'è più acqua. E poi la besciamella, io l'ho fatta bella densa, la consistenza è questa, quindi anche questa è ancora bella calda, però non fa niente. Mettiamo quindi, cominciamo subito ad assemblare la nostra lasagna, quindi prendiamo un po' di besciamella, la mettiamo nella nostra pirofila e facciamo un leggero strato. Ok, lo accompagniamo con un po' di parmigiano. Ok, e adesso posiamo il primo strato di lasagne. Lo posiamo così. Possiamo anche sovrapporre, non c'è problema. Oppure io ho preparato qui un paio di forbici nel caso appunto lo ritagliamo. Ok, adesso procediamo con un altro strato di besciamella. Adesso mettiamo un po' di funghi. E li distribuiamo su tutta la pirofila. Ok, adesso mettiamo un po' di formaggio a dadini. E un altro po' di parmigiano.
proseguiamo così fino a terminare tutti gli ingredienti. Ok, ora procediamo con l'ultimo strato. Nell'ultimo strato metterò la besciamella, il formaggio a dadini, ok, e un bel po' di parmigiano. Allora, siamo pronti quindi a infornare le nostre lasagne, forno già caldo, modalità ventilata, temperatura 175-180 gradi, siccome sono lasagne fresche le cuociamo per 15 minuti. Ecco qui, le nostre bellissime lasagne sono pronte. Dopo 15 minuti di cottura sono andata a controllarle, ho preferito lasciarle altri 5 minuti per fare questa deliziosa crosticina. Ora non possiamo fare la prova assaggio perché sono veramente bollenti. Consiglio di farle riposare almeno una ventina di minuti prima di servirle perché si compattino bene. Allora, se vi è piaciuta questa ricetta naturalmente fate un bel like. Se non vi siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al canale e non dimenticate di attivare anche la campanella di notifica, così non vi perdete nessun video. Venitemi anche a trovare sui miei social, che sono Facebook, Instagram e Twitter. Mi raccomando, non perdetevi il prossimo video. Ciao!